Io sono Valentina, alias Tondamente, e oggi vi porto con me alla scoperta del mio armadio. Un armadio chiaramente plus size e in versione estiva. Oh, eccoci qua per questo video un po' speciale, diverso dal solito. Sono molto molto contenta ed impaziente di mostrarvi tutto quello che c'è qui dentro. Se mi seguite già da un po', saprete forse che sono una gran disordinata e che su questo canale c'è l'imposizione della verità. Quindi vi mostro l'armadio così com'è. Non vi spaventate, non vi mettete le mani nei capelli, questo è. Vi farò vedere anche alcuni dei capi che utilizzo più frequentemente indossati da me e naturalmente vi dirò dove li ho comprati. Qui abbiamo una casetta piccola piccola, quindi gli spazi sono veramente ridotti al minimo e per questo motivo abbiamo gli armadi a muro. Sono totalmente ricavati dentro la parete e funzionano in questo modo. Siete pronte? Iniziamo! Andiamo a vedere cosa c'è nel mio armadio. Oh, il macello! Eccoci qua, tutto ammassato perché io ho veramente tante cose e l'armadio è piccolino. Ah, poi siccome qui c'è sempre un clima comunque primaverile e estivo, il cambio di stagione, il mio piccolo cambio di stagione, lo tengo qui perché ho per fortuna la fortuna di aver preso i cassettoni sotto al letto e quindi tutte le altre cose le tengo stipate qui. Dunque, cercherò di andare con ordine, ma è veramente difficile. Iniziamo col dire che per me i vestiti sono una droga, cioè praticamente posseggo più vestiti delle occasioni che ho per indossarli, quindi questo è un problema sicuramente, soprattutto per lo spazio. E cominciamo col dire che di qua abbiamo tutte le giacche, capispalla, tutte queste cose qui. Abbiamo la giacca di pelle, abbiamo la... questa è... è una giacca a vento di Decathlon, questa la uso sia in primavera ma anche in inverno perché questa qui, comodissima questa giacca comunque, è anche molto durata tanti anni, ha dentro praticamente uno strato di pile che si attacca e si stacca con le clip a proprio piacimento. Ecco, Decathlon io davvero ve lo consiglio come un valido strumento soprattutto per i capi sportivi, comunque i capi di uso quotidiano, veste comunque fino a tagli abbastanza abbondanti, si riesce a vestire, ma insomma penso che troverete pane per i vostri denti. E ancora, torniamo a questa parte dell'armadio, qui abbiamo il trench, immancabile trench, wow. Eccolo qui, questo è un vecchio acquisto di OVS, dai, un classicone il trench. Qui c'è una maglia con le maniche velate così, è spuntata, è un'intrusa. Oh, e passiamo alla sezione vestiti. Come vi dicevo, ho talmente tanti abiti che sulle grucce e nell'armadio non ci stanno tutti. È una vera e propria tragedia. Questo vestitino, carino, lo faccio vedere meglio, indossato, della marca Inextenso. Mi andava già stretto prima della quarantena, non lo so immaginare adesso, ma ve lo mostro lo stesso, chi se ne frega, sti cazzi style. Vi volevo fare una menzione speciale riguardo a questo vestito, perché qui in Spagna
c'è l'equivalente della Auchan che si chiama Al Campo, no? Il grande ipermercato, i grandi centri commerciali, e mi piace molto questa linea di abbigliamento in extenso che hanno all'interno dell'ipermercato, perché ha delle taglie molto ampie. Ecco, non ci dimentichiamo i cardigan, molto importanti, cardigan, capispalla, giacchettine, coprispalle, sono fondamentali nel mio armadio perché possiedo molti vestiti sbracciati e insomma anche qui comunque con il clima che c'è, che è sempre questa primavera estate, però la sera fa freschetto, veramente i cardigan, soprattutto quelli lunghi che coprono anche il di dietro, li apprezzo particolarmente. Abitino skater dress di H&M a pois neri, comprato tanti anni fa, linea regular di H&M, l'ho allargato io col tempo, non vi preoccupate, e devo dire che è veramente un ottimo vestito, perché nonostante risalga insomma ormai forse a più di 5 anni fa circa, lo metto sempre, quindi veramente è stato un grande amico questo vestito. Questo vestito ha una storia molto particolare, questo è stato il vestito del cambiamento, lo chiamo io, perché questo in realtà era un vestito con le maniche lunghe che io ho smembrato, no, l'ho tagliato, ricucito, questa fantasia un po' tie-dye praticamente faceva parte di un pantapareo, quindi un Frankenstein, ho messo insieme un po' di cose, questo era il vestito che rappresentava un po' il sogno delle Canarie prima di trasferirci, quindi era il vestito della libertà, quello che io immaginavo che avrei indossato una volta trasferiti in questo nuovo paese. Altro abito in extenso, come vi dicevo, ho preso un sacco di roba. Questo è un abito in jeans, però è un jeans molto 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 leggero con l'elastico in vita. Anche questo è un po' un abito della rinascita, è un abito chiaro. Io ero abituata a colori sempre molto scuri, invece ho voluto usare e osare e mi piace tanto 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 tanto. Ecco, questo è l'abito sottoveste che mi era stato inviato per una collaborazione da Curve Abbigliamento Taglie Morbide, che è un negozio italiano, e che ho amato veramente tra tutte le cose che mi hanno inviato, questo e anche il cardigan nero, devo dire che ce l'ho giù, pensate quanto lo uso, ce l'ho giù vicino alla porta perché all'occorrenza lo infilo e via. Devo dire che l'ho usato molto. Questo vestito in particolare è stato molto apprezzato anche da marito in altri contesti, perché è veramente bello femminile, sensuale. Questo preso da Shein o Shein, che è stato il protagonista anche del mio video haul, proprio del mio primo ordine su Shein, che vi linko e che trovate su questo canale. Anche questo un ottimo acquisto, un abito molto apprezzato e soprattutto molto utilizzato, l'ho messo anche la sera del mio 34esimo compleanno, quindi veramente ottimo acquisto. Una menzione speciale per l'abito che indossavo in apertura, questo è un maxi dress con tasche floreale di un colore bellissimo e che tra l'altro è anche un bel ricordo, perché questo è uno dei vestiti che vendevo proprio io sul mio Curvy Love Italia, e quindi insomma me lo son tenuto e anche lui mi dà sempre grandi soddisfazioni. Invece, siccome mi sono dovuta ingegnare un po', dato lo spazio, ho comprato questa cosa, non so come definirla, un porta tutto da Ikea, molto molto comodo perché praticamente si appende, ecco come vedete, quindi lo potete appendere e ha tantissimi scomparti, e io qui ci tengo le varie t-shirt.
Questo top poi lo amo, comprato parecchi anni fa da Decathlon. Mi piace perché disegna, ecco, è un domios, disegna molto molto bene la silhouette, non lo so, mi piace come mi sta, è figo. E lo uso spesso, lo uso per fare sport, ma anche per uscire a volte. T-shirt, t-shirt, t-shirt. Ne possiedo veramente nei più disparati colori. Queste sono solamente alcune. Naturalmente, l'armadio ne è pieno. Se sono t-shirt un po' simpatiche, con scritte particolari, loghi o non so, fantasie un po' così come una delle mie preferite, quella con la fantasia con gli aranci sul fondo nero, ancora meglio. Ad esempio, queste due t-shirt, questa bianca e quella che vedrete tra poco, mi sono state inviate da Fetti Fetti e che indosso molto spesso, sono stati veramente dei doni graditi. Poi, sempre a proposito di ottimizzazione degli spazi, qui abbiamo beauty, scatole, scatoline, un po' di bigiotteria, lo specchio, un po' di foulard, cose varie, insomma, che devono stare nell'armadio. Invece qui, sembra di stare nella giungla, abbiamo, questa scatola in cui tengo tutti i miei reggiseni, ma sui reggiseni faremo un video a parte, quindi non è questo il momento. Poi abbiamo la cassettiera, cassetto dell'intimo, tutto nero, è una macchia scura, via. Poi jeans, pantaloni, qui ho tutti i pezzi di sotto, ovviamente il cassetto non si apre perché le cose sono proprio buttate alla cavolo. Ah, e c'è anche qualche pigiamino, il fucsia è il mio colore preferito, non poteva mancare. Sì, così. Ancora pantaloni, pantaloncini. Questo è per esempio un capo che uso tantissimo, ed è un jeans a tre quarti di Yours Clothing. Devo dire che Yours Clothing, ho anche un jeans lungo di Yours Clothing, che però non è, diciamo, nell'armadio estivo. Yours Clothing fa dei jeans veramente che meritano una menzione speciale perché sono comodissimi, morbidissimi, ma soprattutto sono dei jeans che hanno questa parte qui leggermente un po' più ampia, cioè sono studiati, sono fatti apposta per noi. Possiedo inoltre una miriade di pantaloni, leggings, pantaloncini, sicuramente l'immancabile leggings nero che veramente non può mancare in tutti gli armadi e pantaloncini perché qui fa caldo, quindi bisogna scoprire le gambe di vari colori, insomma vari. E anche gli harem pants mi piacciono molto, sono questi pantaloni elastici un po' così che cadono larghi con l'elastico alla caviglia. Ah, e poi qui tengo un po' di cosine tipo piastre per capelli, tutta questa roba qui. A terra. No, non dovrebbe stare a terra questa. Ehi, ciao. Ti piace la borsa? Sì, ti piace la borsa? A terra, o meglio, qui in questa fessura andrebbero tutte le borse e borsine. Ma chiudiamo per andare ad aprire l'altra anta dell'armadio, perché se è aperta una non si può, se è chiusa una non si può aprire l'altra. Oh, c'è sempre qualche accorgimento, diciamo, salva spazio, anche se usato malissimo, perché questo affare qui l'ho preso per appenderci cinturine, magari anche qualche t-shirt così, però come potete vedere è parzialmente vuoto, probabilmente perché è tutto crollato e collassato, infatti, sul pavimento. Poi abbiamo un altro po' di vestiti, qui arriviamo un po' alla macchia nera, zona macchia nera. Sì, questi sono proprio quei classiconi che indosso quando non voglio essere guardata. Oh, e poi c'è un altro strumento salva spazio. Sempre IKEA, che fa sempre delle cose interessanti.
eccolo qui. Questo è un altro portatutto, fatto un po' diversamente dall'altro perché ha questa sezione centrale anche. E qui, spostati tu, ci sono tutti i miei costumi da bagno. Io ho la piscina nel complesso di casa, quindi veramente posso tuffarmi in qualsiasi momento, dato anche il clima favorevole, quindi sono piena di costumi da bagno. Infatti credo che presto faremo anche un video speciale proprio sui costumi da bagno. Quest'altra cassettiera è del povero marito e gli lasciamo la sua privacy. Ok. Avete visto quanti vestiti ho? Forse troppi. Ma io penso che l'armadio di una donna debba sempre essere super fornito, perché noi cambiamo idea ogni mezzo secondo. E soprattutto, non so a voi, a me un giorno una cosa me la vedo bene addosso, il giorno dopo no. Quindi problemi mentali. No, scherzi a parte. È bene, ecco, avere molta varietà, molta scelta. Spero dunque di avervi dato qualche dritta interessante, soprattutto sui luoghi, anche fisici, dove poter reperire abbigliamento curvy e plus size. Spero anche magari di avervi dato qualche ispirazione per mettere insieme un po' di capi di abbigliamento che avete nell'armadio, quindi per creare degli outfit nuovi. Ma adesso mi sorge una curiosità. Oh! Vuole partecipare anche lei? Eccola qua. Oh amore, non me ne vado, ho paura che me ne vado, mi sto vestendo per uscire. Sto qua. Vado! Bella la mia gnagna, bella la mia gnagna. Ma adesso, mi sorge un dubbio, gnagna, diglielo anche tu, abbiamo un dubbio, cosa c'è nel vostro armadio? Fatemelo sapere, magari mi aprite un mondo, magari ci sono dei capi di abbigliamento che io non ho mai preso in considerazione ma che sono dei must nel vostro armadio. E allora, come sempre, vi invito a scrivermelo qui sotto nei commenti. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!